la rincorsa, dopo la vittoria si bisogna insomma rimettere vittoria su vittoria e trovare l'opportunità per raggiungere così. No, bisogna niente, bisogna lottare, impegnarsi e divertirsi. Poi noi non abbiamo obblighi. E questa cosa tendo subito a chiarirla subito inizio conferenza, perché sennò facciamo confusione. Siccome spesso ho chiesto, ho detto che volevo fare ordine sulle cose, noi vogliamo arrivare ai playoff, vogliamo lottare fino all'ultima giornata per conquistare i playoff, ma non dobbiamo arrivare ai playoff, non è un obbligo, perché lo è. Quando siamo partiti mi sembra di essere stato chiaro il 20 luglio, poi una volta a forza di dirlo mi presenterò con l'audio e il video della conferenza iniziale, perché sennò a cambiare le carte in tavola poi si fa confusione e poi si creano aspettative eccessive. Mi spiego, domenica contro il Messina c'era un ambiente allo stadio, c'era un clima che non mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché è vero che abbiamo perso due partite malamente contro due squadre che probabilmente erano alla nostra portata, è vero che abbiamo preso 5 gol, è vero che siamo stati diversi da quelli che abbiamo dimostrato di essere le altre 27 partite, però non mi sembra neanche che bisogna, che si debba avere... Non mi è piaciuto parte dell'atteggiamento di tutti di stampa e parte di gente allo stadio. Non mi è piaciuto perché è una squadra che ha dato sempre tutto, e se una persona fosse venuta da un'altra città e si fosse catapultata dentro lo stadio avrebbe pensato che questa era una squadra che o stava retrocedendo o doveva vincere il campionato a mani basse e non lo sta facendo. Bisogna fare chiarezza, perché sennò dopo due partite, al primo passaggio sbagliato di giocatori che hanno fatto non bene, benissimo, ho sentito anche fischi, ho sentito anche da parte di qualche vostro collega, non tutti, perché c'è anche da dire questo, perché tanti di voi, la maggior parte, ha apprezzato e sta apprezzando quello che la squadra sta facendo. Ma cose sbagliate, gioco orizzontale, poche occasioni da gol. Noi abbiamo il miglior attacco, 48 gol nella nostra categoria, se questo vuol dire gioco orizzontale, spiegatemi il gioco verticale, perché abbiamo fatto 48 gol, primo attacco nel nostro girone. Nei tre gironi complessivi di Lega Pro, solo il Pavia ha 50 gol, poi Ascoli e Novara hanno 48 gol. Bisogna mettersi un po' d'accordo. Se poi qualcuno, qualche dirigente ha parlato di Serie B, bisogna anche capirli, perché sono anche tifosi e possono avere anche l'entusiasmo del tifoso per voler provare ad andare in Serie B, ma noi non ci siamo nascosti. Io prima della Casertana ho detto lotteremo per i playoff, il che vuol dire alzare l'asticella, il che vuol dire rischiare anche, rischiare di fare una brutta figura, perché se poi a metà campionato fossimo stati staccati di 12-15 punti dai playoff avrei fatto una brutta figura, quindi era stata un'assunzione di responsabilità la mia, ma che sia un dovere no, perché noi non siamo partiti come è partita la Salernitana, come è partita la Juve Stabia, come è partita il Matera, come è partito il Benevento, il Lecce, e mi sembra che anche le altre squadre stentino. Ogni tanto tutte hanno, nel corso dell'anno tutte hanno avuto delle battute d'arresto brutte, sono stato il primo io a dirle che sono state due partite brutte, però poi bisogna anche mettere a posto un po' le cose. Capisco che il pubblico e la stampa sia scottata dagli ultimi 15 anni di Lega Pro 1, però in 15 anni mi sembra che il Foggia abbia fatto due campionati di vertice come il nostro. Uno perdendo la finale ad Avellino e spendendo molto di più di quello che abbiamo speso noi quest'anno, e l'altro anno con Zema, che comunque c'era
Zeman in panchina e ho detto tutto, e avevano anche giocatori che in questo momento giocano quasi tutti in Serie A. Per cui a me non mi dà fastidio, ve lo dico veramente, le critiche mi fanno anche piacere perché è un modo per crescere. Mi dà fastidio invece molto per i giocatori, perché se Quinto deve essere fischiato per un passaggio laterale o per il primo passaggio sbagliato, mi dà fastidio. Allora, se vengono per fischiare Quinto a partito preso, devono fare il pieno di aria nei polmoni perché lo troveranno sempre in campo.